Un capitolo molto interessante della storia della Terra sta scritto su queste rocce, con caratteri che rimasero assai misteriosi fino al giorno in cui un naturalista vicentino, Marzari Pencati, scoprì nei dintorni di Predazzo qualche cosa che doveva sconvolgere le principali teorie geologiche sull'origine delle catene montuose. Egli osservò nel 1819 che una roccia calcarea di origine marina giaceva al di sotto ed era perciò più antica di una roccia scura che in seguito verrà chiamata monzonite, di natura certamente vulcanica, che da un focolaio magmatico si era intrusa nelle rocce calcareo-dolomitiche preesistenti. Nell'immediato contatto, la roccia chiara, la predazzite, era cristallina come lo zucchero e la sua cristallizzazione era evidentemente dovuta alla presenza di quella scura che presentava tutti i caratteri delle rocce derivate dal lento raffreddarsi del magma vulcanico entro la crosta terrestre. L'origine intrusiva della monzonite venne confermata più tardi con assoluta certezza al microscopio. La sua composizione appare ben diversa da quella di un granito normale per la presenza, accanto a cristalli non colorati di plagioclasio e di ortose, associati con un po' di quarzo, di numerosi silicati di ferro e di magnesio, ciò che non avviene nel granito, che appaiono variamente colorati, la biotite, gli anfiboli ed i pirosseni, i quali talvolta costituiscono tutta la roccia, che prende allora il nome di pirossenite. Cristalli più rari e famosi, come la libenerite, si osservano invece nei numerosissimi filoni formati dal magma iniettato entro le spaccature delle rocce preesistenti. Nell'analisi microscopica di queste rocce, soprattutto di quelle venute a contatto con il magma incandescente, come quelle che appaiono in questo momento, è dato di incontrare un mondo meraviglioso. I colori e le forme che stiamo osservando sono visti al microscopio attraverso sezioni sottili di roccia, della superficie di circa un centimetro quadrato. Anche l'esame macroscopico delle rocce offre autentiche sorprese di bellezza, oltre che di grande interesse scientifico. Per esempio, in questo filone c'è ferro, rame, molibdeno, wolframio, tormalina. E nelle rocce di contatto si incontrano minerali celebri in tutto il mondo. Granati. Passaite. Il fervore di studi provocato dalle nuove scoperte portò a localizzare con precisione l'ammasso di Predazzo. Il magma era salito in più riprese attraverso una fessura anulare attorno al monte Mulat. L'anello intrusivo di Predazzo, formato prima dalla monzonite e dalla pirossenite, poi dalla sienite, roccia eccezionalmente ricca di potassio e di sodio, dal granito rosa e infine dai numerosissimi filoni, si rivelava e si rivela una specie di esposizione naturale delle rocce intrusive e filoniane di tutto il mondo. Si scoperse che le rocce monzonitiche si estendono a nord-est di Predazzo, a contatto con la Viezena, una delle montagne di cristallo infuocate un giorno dal magma. E di qui la roccia intrusiva, asportata poi in parte dai torrenti e dai ghiacciai che scavarono la valle di San Pellegrino, raggiunge la catena della Costa Bella, dove la monzonite, con molte sue differenziazioni, forma l'ammasso più importante, i monzoni, il cui cupo colore contrasta nettamente con quello del marmo che costituisce le rocce che li circondano.
Tali rocce furono cristallizzate per contatto col magma in profondità, quando altri sedimenti, in seguito asportati dall'erosione, coprivano queste creste. L'interesse suscitato da questa scoperta attirò in queste valli, nella prima metà del secolo scorso, i massimi studiosi del mondo e si iniziò la ricerca sistematica della successione, nel tempo, dei fenomeni geologici. Oggi il geologo può ricostruire così la storia delle Dolomiti. Oltre mezzo miliardo d'anni fa esisteva una regione ondulata derivante dallo smantellamento di antichissime catene di monti. Le rocce che le costituivano sono scisti cristallini fittamente piegattati, detti filla di quarzifere e micascisti. Nelle valli scavate dall'erosione si erano accumulati i detriti che, successivamente cementati, costituirono il cosiddetto conglomerato basale. Circa 300 milioni d'anni fa, violente esplosioni vulcaniche squarciarono queste rocce ed imponenti effusioni di lava le ricoprirono per un'area di qualche migliaio di chilometri quadrati. In seguito, un'enorme quantità di magma incandescente, in sospensione nel gas vulcanico, traboccò come spuma e si raffreddò, formando un piastrone di roccia dello spessore di centinaia e centinaia di metri. È questo il fenomeno delle ignimbriti, paragonabile grosso modo al formarsi e al traboccare della spuma del latte che bolle. Le rocce che ne risultarono sono quelle che comunemente vengono chiamate porfidi quarziferi. È da questo fenomeno che nacque la catena di Lago Rai, che qui si vede, formata da banconi di porfido quarzifero, potenti varie centinaia di metri. Siamo ancora nell'era paleozoica e tra una colata e l'altra ebbe modo di attecchire in qualche punto la vita, anche quella animale, come è testimoniato dal rinvenimento di un rarissimo esemplare di rettile, il Tridentinosaurus, che rappresenta la più antica traccia di vita finora ritrovata in tutta la regione dolomitica. Sopra le ceneri vulcaniche che l'avevano sepolto si stese una coltre ignimbritica che lo sterilizzò, permettendo la sua perfetta conservazione. Spentisi i vulcani, la parte superiore dei porfidi viene sgretolata dagli agenti atmosferici. Vento e alluvioni distribuiscono un po' ovunque i prodotti della disgregazione. Sabbie rosse, che poi cementate, prendono il nome di arenarie di Val Gardena. Le loro caratteristiche e i resti di piante fossili ritrovati in esse ci dicono che esse si sono formate in un clima tropicale in prossimità di una costa invasa periodicamente dal mare. Nonostante i loro 250 milioni di anni, presentano ancora qua e là l'aspetto di dune desertiche, la stratificazione irregolare, incrociata, propria del rimaneggiamento eolico e dei depositi del Tizi. Ed in qualche punto conservano perfino tracce di vita, impronte di piante e orme di strani rettili e anfibi che passeggiarono su quelle distese sabbiose o argillose in tempi lontanissimi. Alla fine dell'era paleozoica, cioè nel Permiano superiore, il mare comincia la progressiva conquista della terraferma depositando marne e calcari. La terraferma contrasta talvolta il passo al mare e da ciò deriva il formarsi di lagune, nelle quali, per evaporazione dell'acqua, si depositano strati di gesso alternati a dolomie. All'inizio dell'era mesozoica, l'invasione del mare si fa più regolare e continua ed è causata da un lento sprofondamento di tutta la regione. È il grandioso fenomeno della subsidenza, che allargò il vasto bacino della Tetide, l'antico Mediterraneo, nel quale, durante milioni di anni, si depositarono oltre 2000 metri di sedimenti. Qui vediamo rappresentato il formarsi dei primi strati mesozoici di mare poco profondo, detti del Verfeniano, seguiti da quelli analoghi dell'Anisico inferiore e, successivamente, dal bancone di dolomie e calcari dell'Anisico superiore, dovuto all'attività biochimica di estese praterie sottomarine di alghe. In molti punti le alghe vengono sepolte da sedimenti marnosi e tufacei detti di Livinallongo. Ecco i sedimenti lagunari di Passo Valles. In essi, che prevalgono nelle Dolomiti meridionali, specialmente in Val di Fiemme, le forme di vita sono rare e di piccole dimensioni, come è logico avvenga in ambiente salmastro. Nei sedimenti, invece, delle Dolomiti settentrionali, che vediamo ora al microscopio,
abbondano le alghe che formavano estese praterie sottomarine. Tra le alghe si trovano numerosi gasteropodi, i bellerophon. Allo stesso Passo Valles, sopra i gessi dei sedimenti lagunari, si incontrano le prime rocce dell'era mesozoica, gli strati del Verfeniano. Questi sedimenti sono ancora costieri o di mare, vicino alla spiaggia. Strati sottili e variopinti, con le ondulazioni degli antichi bassifondi pietrificate. E addirittura con le screpolature del fango fossilizzate. Qui la vita si diffonde rapidamente. Pullulano soprattutto i molluschi costieri, tra i quali le caratteristiche claraie. Al di sopra del Verfeniano, che appare nella parte inferiore del quadro, nel gruppo del Catinaccio, si può osservare con molta evidenza il bancone della Dolomia anisica, formato in gran parte da estese praterie sottomarine di alghe calcaree. È il preludio all'esplosione della vita sottomarina, che darà origine alle scogliere coralline. In esse, sconfinate miriadi di organismi piccolissimi costruiscono imponenti edifici calcarei, secernendo il carbonato di calcio e formando, durante milioni di anni, enormi scogliere. L'erosione, che in epoca attuale le sta incidendo, non è riuscita a cancellare completamente la forma originaria di funghi o panettoni di 1000 metri d'altezza. Ecco una forma tipica di scogliera dopo la sua costruzione. Per la massima parte non è stratificata. Ai bordi invece troviamo piani inclinati che corrispondono ai successivi strati di accrescimento. Talvolta nella parte superiore, verso il centro, si ha una zona a strati orizzontali. Si tratta di lagune interne alla scogliera che prende, in questo caso, il nome di atollo. Dopo l'emersione delle scogliere dal mare, l'erosione ha iniziato la sua opera demolitrice. Ecco la forma attuale della scogliera del Catinaccio vista da Ciampedie. Da Ciampedie, come da una incomparabile terrazza panoramica, è possibile cogliere tutto l'anfiteatro delle scogliere di Val di Fassa. La Marmolada, il gruppo del Sella, il Sasso Lungo e il Sasso Piatto. Gruppi dell'Arsec, le torri del Violet e la cima Catinaccio. In molti punti la roccia, come si vede, non appare stratificata. Siamo nelle zone di massimo e ininterrotto accrescimento delle colonie coralline, favorito da un mare caldo e limpido, poco profondo, che ricopre i coralli costruttori. Altrove la roccia è invece nettamente stratificata. E questo perché si è formata in un bacino di mare dove si depositavano ciclicamente frammenti delle vicine scogliere, assieme a gusci di animali marini e soprattutto a resti calcarei di alghe. Una formazione rocciosa stratificata, circondata da bastioni dolomitici non stratificati, testimonia la presenza di un antico atollo, cioè di una scogliera ad anello con laguna al centro. È il caso delle torri del Violet. Ai margini dell'atollo, dove l'attività costruttrice è stata contrastata dalle onde e dalle correnti, appaiono accenni di stratificazione inclinata che si fanno sempre più evidenti man mano che ci si allontana dal centro della scogliera. Questi piani inclinati corrispondono a successivi stati di avanzamento delle scarpate di scogliera. Gli stessi piani, inclinati in senso opposto, si notano anche sui dirupi dell'Arsec.
L'estremo margine delle scogliere è costituito dalle cosiddette scarpate. Alcune sono chiaramente visibili ancora oggi, come quella del Mantello. Il grafico mostra la sezione di un bacino tra due scogliere. Quella che appare a sinistra sul quadro è in fase di ritiro, quella di destra in fase di avanzata. I sedimenti marnosi e tufacei del bacino sono addentellati con le scarpate delle scogliere e contengono spesso blocchi calcarei strappati dalle correnti alla scogliera e rotolati lungo le scarpate. La scarpata del Col Rodella, inclinata verso il bacino, mostra ben visibile un esempio di addentellato tra scogliera e formazioni vulcaniche. Lungo queste scarpate rotolarono i massi strappati dalle onde e dalle correnti alla scogliera, formando i cosiddetti calcari di Cipit, che spesso conservano intatti i fossili degli organismi costruttori della scogliera, i coralli e le diplopore, alghe che costituivano anche vaste praterie tra le scogliere coralline e nei bacini chiusi entro gli atolli. In alcuni punti delle Dolomiti, sulla sommità delle antiche scogliere e sulle scarpate, le strutture degli organismi sono conservate così bene che si ha l'impressione, camminandovi sopra, di porre il piede su di una scogliera attuale dei mari del sud. Addirittura eccezionale è lo stato di conservazione di questo rarissimo esemplare di pesce. Nei depositi dei bacini tra le scogliere è possibile perfino scoprire qualche foglia strappata dalle correnti ad isolotti, perfettamente conservata entro gli strati argillosi e sabbiosi, ed anche qualche resto di grossi anfibi, del tipo di questo, che vissero su quegli isolotti. Il lungo periodo che portò alla costruzione delle scogliere del Catinaccio Sciliar, del Sella, della Marmolata, del Latemar e delle Pale di San Martino non fu molto tranquillo. Plutone scatenò a più riprese una lotta accanita contro Nettuno. Numerose bocche vulcaniche si aprirono sul fondo marino. Ceneri vulcaniche, proietti e lave ricoprirono in molti punti le scogliere e i bacini marini interposti, seminando la morte tra gli organismi e lasciando spesso una caotica associazione e compenetrazione di rocce vulcaniche e calcaree. È in questi punti che si possono trovare cristalli meravigliosi. Il quarzo ametista, lo ilandite, la natrolite, l'analcime, talvolta vistosi, talvolta piccolissimi, ma altrettanto, se si osservano, racchiusi nelle loro piccole geodi, al microscopio. Dove il magma vulcanico non riuscì ad effondersi in superficie, si spinse entro le fratture prodotte sulle rocce dalle esplosioni e dalle pressioni dei gas e formò un numero sterminato di filoni che attraversano tutta la serie fino alle scogliere comprese. Sopra il lago di Carezza, entro la scogliera del Latemar, questi filoni, più erodibili del calcare, determinarono la formazione delle forcelle e dei canaloni tra le guglie. Grossi filoni solcano per quasi tutta la sua altezza la parete della Serauta, alta 800 metri. I vulcani avevano tentato inutilmente di soffocare ovunque la vita delle scogliere. Vi riuscì invece un improvviso intorbidimento del mare nel periodo raibliano. Nel gruppo del Sella, l'estinguersi della scogliera corallina è testimoniato chiaramente dalla presenza di strati marnosi in corrispondenza della Grande Cengia,
qui messa in risalto dalla neve. La Dolomia sottostante ad essa è coralligena, difatti non presenta alcuna stratificazione. Mentre si vanno spegnendo quasi ovunque i vulcani, su tutte le scogliere delle Dolomiti si diffonde la morte. Un intorbidimento generale delle acque uccide i coralli. Si depositano gli strati marnosi del Raibliano. Poi, mentre il fondo marino si va ancora regolarmente abbassando, si vanno formando i grossi banconi della Dolomia principale, seguiti da alcune decine di metri di calcari dei periodi Giurese e Cretaceo. Ecco il caratteristico gradino del gruppo del Sella, dovuto appunto al fatto che strati marnosi, facilmente erodibili, sono intercalati a rocce sensibilmente più resistenti. La Dolomia principale che lo sovrasta risulta non dall'attività costruttrice dei coralli, ma dall'accumularsi sul fondo marino di una enorme quantità di conchiglie, tra le quali abbondano i gasteropodi, in particolare le vortenie, e i lamellibranchi del genere Megalodon. Questi grossi banconi calcarei vennero successivamente, come la maggior parte delle scogliere, trasformati in dolomia da reazioni chimiche tra il carbonato di calcio che li costituiva e i sali di magnesio del mare. Ci avviciniamo ormai agli ultimi periodi dell'era mesozoica, nella quale nacquero le Dolomiti, come abbiamo detto, per l'attività costruttrice degli organismi marini. Sul Pizboè troviamo depositi di calcari alti alcune decine di metri, riferibili al periodo Giurese. In questa panoramica si vedono chiaramente, in basso, le sommità della Dolomia principale e, più in su, gli strati grigi del Giurese inferiore, ricoperti da alcuni strati rossastri del Giurese superiore, nei quali si ritrovano esemplari magnifici di ammoniti. Ma a questo punto incomincia un nuovo capitolo interessantissimo della storia della Terra. Al di sopra degli strati di Dolomia principale, al di sopra anche di quelli più recenti del Giurese, troviamo sulla sommità del Pizboè, a 3.000 metri d'altezza, nuovamente una pila di strati di Dolomia principale, formatasi certamente in epoca più antica dei calcari giuresi sottostanti. Si tratta di una zolla scivolata fino qui dopo che un'immane forza tellurica aveva affossato in questo punto la crosta terrestre. La stessa forza, poco lontano, ha invece sollevato la scogliera della Marmolada, la quale, con i suoi 800 metri di parete, rappresenta una zolla rocciosa schizzata in alto come un fuscello. La base della parete sud e sud-ovest della Marmolada è terribilmente tritata, laminata. Gli strati più plastici, quelli del Verfeniano, per esempio, risultano ripiegati, contorti, spremuti come in una morsa spaventosa. Su questi strati e su quelli sottostanti del Permiano superiore, esercitarono la massima violenza le forze che sollevarono ed inarcarono la catena alpina. Essi diventarono plastici sotto il peso e la pressione delle masse spostate, mentre i blocchi rigidi delle scogliere coralline, invece di piegarsi, si schiantarono. E lungo le fratture e le faglie, l'erosione isolò pareti verticali e strapiombanti. Così pure a Passo Valles, accanto a strati di gesso perfettamente normali, se ne trovano altri evidentemente ripiegati. Lo stesso fenomeno si ripete sopra San Martino di Castrozza.
Analogo fenomeno si ripete sui gessi affioranti in Val San Nicolò, dove, poco più sopra, si notano i ripiegamenti del Verfeniano. È una faglia che mette a contatto la Dolomia Anisica col Verfeniano. Nel gruppo del Catinaccio è possibile constatare come la roccia rigida di Scogliere, anziché piegarsi, si sia fratturata, dando origine, per esempio, alla magnifica Roda di Vael. Se una macchina da presa avesse scattato, in questi ultimi 100 milioni di anni, un fotogramma ogni 1000 anni, potremmo assistere ad uno spettacolo curiosissimo. Gli strati rocciosi, dapprima orizzontali, si vedrebbero inarcarsi, sotto la spinta di forze immani ed ancora alquanto misteriose, come un mare di pietra in burrasca. La roccia, compressa e riscaldata, assume quasi proprietà plastiche. In molti punti le onde si rovesciano e si accavallano. Talvolta le cerniere delle pieghe si rompono e zolle gigantesche di roccia risalgono o si sprofondano di centinaia o addirittura di migliaia di metri. L'inarcamento fu tale da innalzare gli strati rocciosi di 5 o 6 mila metri, facendoli uscire gradualmente dal mare. Parecchie vette dolomitiche supererebbero i 5 mila metri se, mano a mano che uscivano dal mare, non fosse intervenuto un altro grandioso fenomeno, l'erosione. Torrenti e ghiacciai stanno corrodendo profondamente queste strutture. Durante l'erosione delle valli avvennero scivolamenti di masse dalle sommità anticlinali. Al Pizboé la Dolomia principale venne a ricoprire gli strati più recenti del Giurese e del Cretaceo. L'ulteriore erosione ha messo in luce questo curioso fenomeno che chiude la serie delle dislocazioni tettoniche. Il fenomeno dell'erosione, invece, è ancora in atto. Il profilo attuale non è che uno stadio di avanzamento di questo processo. Nonostante il disordine operato dalla tettonica, è possibile in qualche punto ritrovare le rocce nell'ordine in cui si sono formate. Lì riesce più facile ricostruire la cosiddetta serie geologica. In Val di Fassa, per esempio, è possibile osservare dal basso all'alto la successione completa e regolare delle formazioni. Porfidi, Lago Moena, arenarie di Val Gardena, rosse appena sopra lago, Marne, Dolomie, spesso gessi del Permiano Superiore, Vico di Fassa, Verfeniano, salendo verso Ciampedie, Dolomie del Serla e Levina al Longo, terrazzo di Ciampedie, Scogliere Ladinico-Carniche, addentellate con lave e strati marnosi e arenacei di Bacino, Catinaccio, Sassolungo, Raibliano, grande cengia del gruppo del Sella. Dolomia principale, dalla cengia all'altipiano del Sella. Giurese e Cretaceo, base della piramide del Pizboé. La sommità è ancora di Dolomia principale, scivolata da un anticlinale sopra gli strati giuresi e cretacei. Le tipiche leggende dolomitiche, di castelli fatati, di lotte immani e di giganti, di principesse incatenate, di teneri canti d'amore, non hanno fatto che anticipare, in fondo, questa storia che il martello del geologo ha ricostruito. Quasi che il destino delle Dolomiti sia quello di trasformare la realtà di pietra in bellezza e poesia.